Ci stiamo assumendo responsabilità non nostre, come potete capire, ma credo che sia un'emergenza di tale gravità che abbiamo sentito il dovere di intervenire. Credo di poter dire che garantiamo comunque la chiusura dell'anno scolastico in corso. Abbiamo messo a disposizione una prima cifra per interventi di prima emergenza, trasferiremo queste risorse direttamente ai presidi e ai dirigenti scolastici. Il problema che ci viene segnalato ai dirigenti scolastici è quello delle certificazioni e i problemi strutturali per il nuovo anno scolastico. Manca in tanti edifici certificazione antisismica, antincendi. Bene, noi avviamo una task force da oggi per impegnare in maniera dedicata le ASL, i Vigili del Fuoco, Genio Civile, ma soprattutto l'ufficio tecnico della provincia, partendo da un'informazione che chiederemo lunedì sullo stato reale degli edifici scolastici. Quindi chiederemo ai responsabili tecnici della provincia di Caserta di dirci quali sono gli istituti che hanno problemi e quali sono questi problemi. Se la provincia ha un atteggiamento collaborativo, bene, altrimenti chiederemo che sia commissariata, perché questa situazione è davvero intollerabile.